Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui perché vi volevo spiegare una canzone di Vasco Rossi sotto richiesta di un mio utente. Questa canzone è il Manifesto Futurista dell'Umanità, dove in questo video vi spiegherò un po' come eseguire il riff principale della canzone, gli accordi del ritornello e delle strofe e l'assolo, che è la parte poi alla fine un pochino più complicata del pezzo, ma non è poi così difficile da fare. Andiamo subito a vedere. Il pezzo inizia con un riff, diciamo solista, e dove vengono eseguite tre note con il bending, che sono queste. Quindi andremo a mettere l'indice nella prima corda del dodicesimo tasto e eseguire un bending con l'anulare nella seconda corda al quindicesimo tasto e le suoneremo insieme. Stessa cosa invece, shiftato con l'indice al quindicesimo tasto e l'anulare che esegue il bending al diciassettesimo, sempre suonate insieme. Quindi, e poi invece l'ultimo lo shiftiamo nel più indietro rispetto a prima, quindi con l'indice nel decimo tasto e l'anulare che esegue il bending nel tredicesimo tasto per tre volte. Quindi. Arrivati a questo punto, nel terzo giro si ferma al secondo, quindi, e inizia a fare da una parte Steph in live fa questo, finché non inizia la canzone, dall'altra parte l'altro chitarrista invece fa questo. Anche lui fa una scala fino ad arrivare a questo. Quindi siamo nella terza e seconda corda, dove come prima l'anulare esegue il bending e l'indice resta fisso, in questo caso nel terzo tasto per il primo. Poi shifta di un tono, quindi da qui diventa qui, stessa cosa anche qui, shifta di un altro tono, quindi va a creare, poi shifta di mezzo tono, di un tono, un altro tono. Poi si ritrova qua. No, scusate. Quindi all'inizio è qui, un tono, un altro tono, mezzo, un tono e un tono e mezzo. Quindi. E poi inizia con gli accordi che sono un Mi minore, un Do maggiore, un Sol e un Si minore, dove nella strofa si eseguono interi, non in power chord, come accordo canonico normale, però si suonano solo le prime tre corde, quindi. Nel
bridge invece si suonano gli stessi accordi, sempre Mi minore, Do maggiore, Sol e Si, però in power chord. Mentre il ritornello inizia con un Do maggiore, sempre tutti in power chord, quindi con un Do, e fa Do, Sol, Re, Mi, La, Si, Do, La, Si, e ricomincia Do, Sol, Re, Mi. La, Si, Do e Si. E così finisce il ritornello, dove poi ricomincerebbe di nuovo il riff principale dell'inizio. E così via, si ritorna alle strofe, il bridge come al solito. Questo è il bridge, poi si rifà quindi anche il ritornello e andiamo a finire poi nel pezzo prima dove c'è l'assolo, cioè dove un chitarrista, Steph per precisione, tiene il Mi in power chord andato, così finché non inizia l'assolo, mentre l'altro chitarrista esegue il riff principale. Quando inizia l'assolo, invece Steph stoppa il Mi e inizia con questa nota qua a bending, nella terza corda, al secondo tasto, esegue questo. Quindi due bending nella terza corda al secondo tasto, poi rilasci a vuoto, secondo tasto, di nuovo a vuoto due volte. E questo è il piccolo pezzo iniziale, continua così. Quindi dal secondo tasto fa uno slide per arrivare al quarto. Quindi inizia. Poi di nuovo nel secondo tasto. Fa di nuovo questo. Quindi sempre terza corda, nel secondo tasto. Fa nel secondo tasto e poi anche a vuoto. Quindi secondo tasto. 0 e slide fino dal secondo al quarto tasto. Quindi. Poi va a finire qui, dove fa un bending nella seconda corda il decimo tasto e tiene l'indice nella prima corda il settimo tasto. Quindi. Quindi. Poi andiamo a finire invece nella stessa posizione del primo bending che c'è nel riff iniziale, quindi questo. Quindi se, diciamo che è un piccolo arpeggio, dove arpeggi la nota che hai fatto al bending. È quella con l'indice qui, perché alla fine dovrebbe venire questo. Una cosa del genere, quindi. Quindi prima col bending, viene arpeggiato con il bending, poi con la nota normale,
Quindi classica nota qui nella seconda corda, quindicesimo tasto. E poi si sposta ancora al posto del bending. E poi diventa qui. Quindi seconda corda, tredicesimo tasto, arpeggiata sempre all'indice che tiene nella prima corda il dodicesimo di tasto. Quindi la lasci un po' così. E poi di nuovo bending. Praticamente le note sono Sol, La e Si, quindi sono dei bending così. Niente di che, quindi. Sono dei bending fatti al diciottesimo tasto, ventesimo e al ventiduesimo, con sempre la rispettiva nota nella prima corda, che sono Sol, La, Si. Quindi rivediamo la Sol lentamente, tutto. Questo è l'assolo visto lentamente. Adesso lo guardiamo anche invece fatto a velocità originale, dovrebbe uscire una cosa del genere. Sbagliato solo un pezzo nell'ultima parte, che sarebbe questa. E poi si ricomincia col ritornello negli accordi. E la fine viene fatta così. Quindi tutto l'accordo e viene in questo modo. Spero di esservi stato d'aiuto, che sia tutto chiaro su queste parti di questa canzone. Sono spiegato un po' di fretta, perché comunque non è una canzone difficilissima da riuscire a eseguire anche ad orecchio. Io infatti non ho nessuno spartito, non ho nessuna tablatura, ho fatto tutto ad orecchio. Non è difficile come canzone, basta guardare dove metto le dita e seguire quello che dico. Non dovrebbero esserci problemi sull'eseguire questa canzone dopo questo video. Vi ringrazio tutti per la visione. Ciao!